Benvenuti sul mio canale YouTube, Il Fringuello con la Valigia. Oggi parliamo di cucina. Abbiamo fatto una grande, grande, grande pastina napoletana con mia mamma. Avete visto? Avete visto le mie storie su Instagram? Non ci siete su Instagram? Iscrivetevi subito su Instagram, Il Fringuello con la Valigia. Vi aspetto. Adesso vai con la pastiera. E ora con mia mamma facciamo la pastiera. Siamo pronti? Prontissimo. Allora, prima di tutto dovete fare la pasta frolla. Mia mamma l'ha fatta ieri sera e poi la mettete in frigo. La ricetta della pasta frolla posso trovare ovunque. La pasta frolla, chiunque lo sa fare. Siamo una cosa sulla pasta frolla. La pasta frolla si fa, io la faccio sempre riposare nel frigo, anche un giorno prima. È tattica, è tattica. È così, Esperienza no? da esperienza, esperienza. Io la faccio così. Allora, prendete una bella scatoletta di grano, dovrebbe essere due, dipende dal peso. La sugna in napoletano, lo strutto, questa è paesana, con un po' di grattugiata di limone, la mettete qua dentro, iniziate a cuocere. Base, cosa dobbiamo fare? Frullare la ricotta. Quanta ricotta, beh, c'è nella ricetta. Io 1.400 di ricotta. Piano si Piano mette le piano uova. si frulla la ricotta per non sporcarsi. 600 grammi di zucchero. Mazza, tieni questa bilancina professionale. Abbiamo messo lo zucchero e frulliamo, maciniamo, giriamo, come lo vogliamo dire. Amalgamare. Amalgamare, che sera quantica. Ti vedo carico questo. Ora è il momento delle uova. Quante uova dobbiamo mettere? 10 uova intere più 4 tuorli. Vamos, messe le uova. Si gira tutto, si gira tutto. Ah, ma sei più carica adesso, sei più carica, è fantastica. Guarda qui che c'ha. Auguri a tutti. Siete fantastici. Allora, adesso ci mettiamo le fialette. Che sono queste? Fialette di? Fior d'arancio. Fior d'arancio, violette, fior d'arancio. Un pizzico di Cannella. cannella, faccio vedere. Cannella pura. Dopo aver messo panellina. Si Pizzico di cannella e fior d'arancio. gira. Poi dopo si aggiunge il grano. Cosa facciamo? Il grano. Aggiungiamo il grano nell'impasto. All'impasto Tutto quanto? tutto Dopo aver prendiamo messo tutto, assembliamo. Azz, giriamo tutto, mettiamo tutto bello bello, fresco fresco, vero? Ma non è carica, è carichissima ragazzi, è carichissima. Ragazzi, siamo dimenticati il cedro nell'impasto, perciò prendiamo il cedro, tagliamo a cubettini come volete voi e mettiamo anche una spezzatina di limone. Grattugiata di limone professionale, guarda che classe, si è comprata pure la grattugia professionale. Siamo a livelli ragazzi, siamo a livelli. Mia mamma lo compra intero e lo taglia da solo, poi ci sono anche quelli là già tagliati. Dammene uno, me lo mangio. È buono. Mi mi piace. piace. A voi? Allora, il cedro quanto volete? Potete anche riempirlo, non è che c'è una grammatura. Io faccio qualcosa. Giro l'impasto. Vedete, qualcosa faccio. Dopo aver fatto tutto, cosa facciamo? Bisogna riempire con la pasta frolla. Ah, ora dobbiamo fare tutto il procedimento Mamma di fa tutto il cose. procedimento. Ragazzi, siamo fantastici. Si prendono le teglie, mia mamma le fa quelle piccoline, non quelle grandi, così ne fa di più e le puoi pure regalare. A chi dobbiamo regalare? Le dobbiamo mangiare solo noi. Brava, brava, non dobbiamo dare a nessuno. Se vogliono vengono qui e ci vengono a trovare e portano il regalo e noi ce le... Allora prendiamo l'impasto dal frigo, iniziamo a fare le nostre pastiere. Guardate qui, siamo pronti, siamo già carichi, siamo mitici. Sei carica, sei fantastica, farina, cose, stai proprio carica, ma poi sei carica. Allora si mette un po' di inzogna, un po' di strutto sotto, mi ama vai, fa proprio la base, proprio questa è bella pesante, lo strutto non è pesante, È poco. poco. Questo ci vuole.
e si mangia, si carica. Con questo pannellino stai facendo lì, non stai facendo capellino, nessuno neanche su fringuello con la valigia. Tu non stai facendo veloce questo pannellino, stai pittanna proprio. Se no si scioglie, non lo riesco. Non capiranno tutti quanti, però non di tanto, un po' di napoletano ci vuole. C'è una pastiglia napoletana, no? Sta facendo silenzio ragazzi, ci sta qualcuno che fa l'impasto, però non si può dire chi è. Si offende, si indossa. Prepariamo le teglie ragazzi, mettiamo un po' di pasta forma sotto, si va bene, precise ragazzi, precise. Quello. Tagliamo un po', mettiamo bello preciso, alla grandissima, alla fantasticissima. Ora si riempiono le teglie, guardate qui quel fresco, bello pulito, preciso. Riempiono fino all'orlo? Ultima così, non mettiamo. Ora, dopo aver riempito tutte le teglie, si fanno le striscioline. Facci sognare con le striscioline. Un po' storte queste striscioline. Non faccio dritto. Vai con la strisciolina. La prima già l'ha messa, metti la seconda, vai, facci sognare. Facci sognare. Ci ho fatto grande. Non fa niente, va bene lo stesso. Abbiamo appena messo le prime pastiglie, le prime due pastiglie nel forno, 30-40 minuti, poi dipende dal forno che avete, a 140 gradi, siete fantastici e siete mitici. E aspettiamo e poi vediamo come va. Ciao! Un po' dai, come stanno andando? Stanno crescendo? Guardate qui che bellezza! Ed eccoci qui, guarda che belle, sono pronte da mangiare, anche se dobbiamo aspettare una giornata. Guarda che quanto sono belle, come sono belle, come sono fantastiche! Fantastici, mitici, buonanotte, vi salutano le mie amiche che si stanno asciugando. Ciao fantastiche, buonanotte fantastici, ciao. Guardate qui che hanno combinato, hanno aperto la pastiglia e se la sono mangiata. A me non mi hanno detto nulla, guardate, hanno detto che dovevo mangiare a Pasqua, dopo ho mangiato. Questi mi fregano. Non si fa così. Ragazzule, che vuoi fare? Questi se la mangiano e noi ce la dobbiamo mangiare. Buonissima ragazzi, buonissima pastiglia napoletana. Ma ho tagliato una piccola fetta tanto per iniziare, mettiamo a fuoco e ora ce la mangiamo. Abbiamo mangiato un bel pezzo, avevo voglia di cioccolato, ho preso cioccolato fondente e nocciole. Ragazzi, il pomeriggio si deve fare spuntino. Mi prendo una bella banana e siamo a posto. Ragazzule, vi devo dire una cosa importante. La pastiera sta finendo, l'ultima fetta, me la mangio a volo. Ciao pastiera, al prossimo anno. Cosa dirvi ragazzi? Ciao pastiera. Se vi è piaciuto questo video mettete un grandissimo like e scrivete nei commenti giù. E cosa dirvi? Vi è piaciuta questa bella pastiera che ha fatto mia mamma? Purtroppo sono finite come avete visto sul video, però ne rifaremo forse il prossimo anno. Iscrivetevi al canale YouTube, premete sulla campanella per avere le notifiche dei prossimi video. Dai ragazzi, che da adesso iniziamo a fare più video su YouTube. E niente, un abbraccio a tutti da Castellammare, dal Vesuvio, dalla spiaggia, dal lungomare di Castellammare di Stabia. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzuoli, siete fantastici!